Gentilissime amiche, carissimi amici, salve. Sono sempre io, Romanino Romano. Quest'oggi realizzo l'ennesimo video con il quale dimostro che la parola da me usata contro i cosiddetti ministri di culto non è esagerata. Non è esagerata quando dico che sono imbroglioni, perché di fatto lo sono. Vedete, io chiamo sciocchi, ingenui, idioti, minchioni coloro i quali seguono questa gentaglia. Purtroppo a volte non considero che questi esseri non conoscono fino in fondo i brutti fatti che hanno segnato la storia di questi lestofanti, di questi mascalzoni. Quindi, se esagerazione c'è nelle mie definizioni, possono essere attribuite appunto a questa causa. Chi non conosce non sa e si fida ciecamente di quello che dagli altari dicono. Questi signori che vi parlano di Dio, Dio non lo rispettano manco per niente. Loro usano Dio per i loro sporchi interessi e fanno le peggiori e hanno fatto le peggiori porcherie usando il nome di Dio. Hanno ucciso, hanno distrutto, hanno massacrato intere popolazioni, hanno compiuto i peggiori crimini che un uomo possa commettere nella propria vita. Questa sera capirete perché li chiamo imbroglioni. Seguitemi attentamente. Il titolo di questo video è: i parassiti religiosi definiscono ancora la Bibbia parola di Dio. Ma vaffanculo. Romanino Romano non ha grandi mezzi, quindi non può fare ricerche dettagliate sugli argomenti che tratta. Nella disponibilità ha un vecchio computer con il quale riesce a permeare la rete andando a caccia di informazioni utili per la sua causa, che da diversi anni lo vede impegnato nel confronto tra il vero ed il falso. Romanino ha capito che la religione è uno strumento con la quale personaggi furbi riescono ad indurre i più semplici alle donazioni di somme per permettere ai furbi non solo di fare una vita comoda, ma anche di capitalizzare ingenti quantitativi di denaro per gestire le attività sporche di certa accozzaglia. Romanino è solo caparbio, ha accumulato negli anni un mare di informazioni ed ora le usa per il suo scopo, senza peraltro voler raggiungere nessun fine, né economico né di successo. Romanino vive con una piccola pensione e questa gli basta per portare avanti la sua vita. Romanino, come ha più volte detto, non è parte di nessuna religione, proprio perché considera la religione come il nulla. Romanino non chiede denari, non pubblica libri, non offre servizi, non partecipa a conferenze, a riunioni. No, Romanino vive nella sua piccola casa e con il suo sgangherato computer gestisce
le informazioni che fino ad oggi io ho fornito. Chiaramente negli ultimi tempi Romanino è stato gravato da una situazione particolare, da una patologia che lo sta rendendo inabile per tanti aspetti, però può contare sulla collaborazione di amici che lo supportano, lo seguono, lo aiutano. E quindi quando sono davanti al computer, guidato dalla mia collaboratrice, dalla mia amica, ecco, mi rilasso, perché so che sto tentando un'operazione comunque utile a molti. Romanino, quando può, aiuta personalmente il prossimo, non fidandosi di tutti quei trappoloni che ogni giorno chiedono denari attraverso i media. In buona sostanza, Romanino è un uomo libero. Comunque so anche che prima o poi me la faranno pagare. Io comunque sono qui e vi aspetto. Ora vedremo come nella Bibbia, che oggi circola in ogni ambiente, la detta parola di Dio non ci azzecca un bel niente. Allora, oltre che per la sua leggendaria acrimonia, Papa Sisto V è famoso anche per il suo profondo scetticismo nei confronti dei detti miracoli. Un giorno il pontefice venne informato del fatto che ai margini della città era spuntata un'immagine di Gesù che trasudava sangue e che folle sempre più grandi avevano iniziato ad adorarla come un prodigio. Grande era la felicità del padrone del terreno, che si faceva pagare profumatamente per mostrare il miracolo ai fedeli. Diffidente, Papa Sisto decise di andare a verificare con i suoi occhi. Al cospetto dell'immagine portentosa, il pontefice chiese un'ascia e si rivolse duramente al volto del dipinto. Come Cristo io ti adoro, come legno io ti spezzo. Il colpo vigoroso inferto al quadro spezzò la tavola, rivelando una spugna intrisa di sangue animale e una corda che, manovrata dal padrone del terreno, la strizzava, provocando la fuoriuscita del liquido. Il truffatore venne ovviamente condannato a morte. D'altronde, cos'altro poteva decidere un papa intransigente che non si tira indietro nemmeno di fronte al volto di Cristo? Oggi questi imbroglioni non vengono perquisiti, perseguiti dalla legge, ma possono fare quello che vogliono. Quindi fanno piangere statue di Madonne, di Cristi, di tutte le diavolerie, e agiscono da impuniti, dicono di parlare con la Madonna, che non è manco esistita, perché, come avete ascoltato in altri miei trattati, non è esistita neanche, o perlomeno non era stata edificata al tempo di tutte queste fandonie, neanche la città di Nazareth. Quindi dove diavolo è andato quel deficiente di angelo lo sa solo lui. Ma la cosa più vergognosa è che ancora, alle soglie del terzo millennio, in un periodo fortemente evoluto culturalmente, molti idioti vanno appresso a questi imbroglioni.
sgranano rosari, aprono il portamonete e fanno donazioni. Questo è il solo obiettivo di chi dice che parla con la Madonna. Comunque, Sisto V nasce a Grottammare, Ascoli Piceno, da famiglia di Montalto delle Marche. Il padre, Pier Gentile, detto Peretto, si era rifugiato a Grottammare dopo essere stato condannato all'esilio per 10 anni dall'autorità ecclesiastica, forse per aver mostrato simpatie per il duca di Urbino durante la guerra con Papa Leone X. A Grottammare lavorava come ortolano presso Ludovico De Vecchi e sua moglie Mariana da Frontilio è impiegata come domestica di famiglia. Nel 1521 nasce Felice di Pier Gentile, poi Peretti dal soprannome paterno, e vive un'infanzia segnata dalla povertà e dalle fatiche agresti. La sua intelligenza vivace però merita stimoli ben più grandi della raccolta di erbe selvatiche o della cura degli animali. Se ne accorge lo zio materno, Fra Salvatore Ricci, che già dalla giovanissima età lo introduce nel convento di San Francesco delle Fratte a Montalto, affinché possa studiare teologia e a 12 anni inizia il noviziato. Nel 1535 veste l'abito francescano, assumendo così il nome di Fra Felice e avviandosi agli studi filosofici e teologici. Negli anni successivi acquisterà fama di grande predicatore a Roma, Perugia, Ascoli, Fina e Pisa fino a Napoli. Uomo carismatico e teologo profondo, partecipa ai lavori di preparazione al Concilio di Trenta e nominato inquisitore di Venezia. Nel 1567 viene consacrato vescovo di Sant'Agata dei Goti, Benevento. Nel 1570, cardinale col titolo di San Girolamo degli Schiavoni. Nel 1585, alla morte di Papa Gregorio, Fra Felice Peretti è eletto Papa e prende il nome di Sisto V, in omaggio al confratello francescano Sisto IV. Il suo pontificato durerà solo 5 anni, ma sarà destinato a lasciare una traccia indelebile. L'umile bambino nato a Grottammare è quindi cresciuto fino a diventare capo della comunità cattolica e lascerà un'orma inconfondibile nella storia, un'orma di grande infamia. Papa Sisto V muore di malaria la sera del 27 agosto 1590 nel Palazzo del Quirinale a Roma e oggi riposa nella cappella che aveva fortemente voluto nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Il suo cuore venne deposto nella chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio, inaugurando una consuetudine sopravvissuta fino agli albori del XX secolo. La versione latina della Bibbia, la Vulgata, era opera di San Gerolamo nel IV secolo e aveva un posto significativo nel corso del Medioevo. Il Concilio di Trento del 1546 aveva stabilito che la Vulgata era la versione autentica della Bibbia ed essa sola doveva essere usata nei sermoni, discussioni o letture. Purtroppo il lavoro dei copisti aveva prodotto molti errori e la stampa moltiplicò il numero degli sbagli.
Con la Riforma, i protestanti produssero la loro personale versione della Bibbia e diventava imperativo che anche i cattolici potessero fruire di un testo affidabile della Vulgata in tutte le discussioni. Dopo 3 anni di pontificato, nel 1588 gli venne presentato a Sisto il testo finale predisposto dalla commissione di studiosi a cui aveva dato l'incarico. Secondo il pontefice c'era troppo lavoro di ricerca, troppo variabili interpretative. Il Papa scacciò il capo della commissione, il cardinal Carafa, fuori dalla stanza urlando che avrebbe provveduto lui personalmente. In una bolla di 300 parole dichiarò che lui, il Papa, era l'unico soggetto in grado di produrre un'autentica Bibbia per la Chiesa. E lo fece. Ricordatevi la parola di Dio. Lavorando giorno e notte, il poverino soffriva di insonnia, operando su di un testo popolare e provvedendo ad aggiunte personali, cambiando versetti o aggiungendo versetti dove gli sembrava fosse opportuno. Completò l'opera in circa 18 mesi, stravolgendo quella che si definisce essere la parola di Dio. Cambiò radicalmente il sistema di riferimenti, cambiò i capitoli che erano stati strutturati abilmente da Roberto Stefano nel 1555 ed erano universalmente adottati. Dimenticò, oppure agì con premeditazione, addirittura interi versi e cambiò i titoli dei salmi. Tutte le vecchie Bibbie e tutti i testi scolastici divennero di colpo obsoleti, trovandosi davanti una Bibbia completamente stravolta nei contenuti. La Bibbia, vi ripeto, quella che dicono che è parola di Dio. Nel 1590 gli furono presentate le prime copie in foglio. Splendido, disse il Papa, finché non si accorse della centinaia di errori di stampa. Per non perdere tempo provvide personalmente alla correzione delle bozze, ci mise 6 mesi. Passandole poi alla stampa, mentre la sua bolla a Aeternum Ille era già pronta da tempo e recitava in modo autoritario così: nella pienezza del potere apostolico, noi dichiariamo e decretiamo che questa edizione, approvata per l'autorità conferitaci da Dio, deve essere ricevuta e tenuta come vera, legittima, autentica e indiscutibile in tutte le discussioni, letture, preghiere e spiegazioni pubbliche e private. A nessuno era permesso, editore o librario, di deviare di una virgola da questa finale e autentica versione della Bibbia latina. E vi ripeto, aveva molti versi aggiunti, molti versetti aggiunti, molti soppressi. Chiunque contravvenisse alla bolla papale doveva ritenersi automaticamente scomunicato e solo il Papa poteva eventualmente assolverlo. Erano previste anche punizioni materiali e temporali. Ora ci si domanda, ma la parola di Dio non deve essere data da Dio? Come può un uomo arrogarsi il diritto di cambiare la parola di Dio, sempre ammesso che ci sia stata? Quale Dio poi ha conferito incarichi a Sisto V? Resta un mistero, almeno che,
come al solito in certi ambienti si pratica l'arrogante truffa. Verso la metà di aprile furono distribuiti copie a cardinali ed ambasciatori. 4 mesi dopo il Papa era morto. Il Papa successivo morì dopo 12 giorni di pontificato e questi era Urbano VII. Toccò quindi a Gregorio XIV cercare di porre rimedio alla questione della Bibbia. Ma come fare? Una Bibbia era stata imposta al mondo cattolico con l'intero peso del potere papale, ma era piena di errori. Il mondo accademico era in subbuglio e i protestanti si divertivano un sacco per l'intera faccenda. Il cardinal Bellarmino, rientrato a Roma dall'estero e personalmente sollevato per la morte di Sisto V, che l'aveva messo all'indice, suggerì a Gregorio XIV, invece di proibire la Bibbia, di farla correggere, ove fosse possibile, producendo altre interpolazioni all'oscuro della volontà di Dio. Cercando di recuperare tutte le copie messe in circolazione e sostenendo che tutti gli errori derivavano da sbagli degli stampatori e di altre persone. Il riferimento al Sisto è inequivocabile. Un'intera truppa di studiosi si sistemò in un apposito edificio sulle colline Sabine, a 30 chilometri da Roma, e lavorò bestialmente per cercare di identificare e rettificare tutti gli errori commessi da Sisto. Ecco come nascono le truffe vendute poi ai credunoni ad un certo prezzo. Alla fine del 1592, sotto il papato di Clemente VIII, il nuovo testo venne stampato e distribuito. Qui ovviamente Dio è intervenuto di nuovo, ha parlato con l'autorità ecclesiastica. Il nuovo testo venne stampato e distribuito immediatamente con una lunga prefazione che spiegava come Sisto, accortosi degli errori, avesse deciso di dare corso ad una nuova riedizione, la quale, in seguito alla sua morte, era stata portata a termine dai suoi successori. Giocando sull'equivoco, Bellarmino suggerì anche che la nuova versione, possibile anch'essa di molti errori, che infatti ci sono, non dovessero obbligatoriamente essere l'unica permessa e o accettata. I commenti degli studiosi su questa serie di menzogne e falsificazioni miranti a nascondere gli errori e la supponenza del papato furono e sono pesanti, ma nonostante gli enormi sforzi non fu possibile aggiustare la Bibbia ormai completamente corrotta. Quindi ci rimane una Bibbia tutta incasinata che ancora spacciano per parola di Dio. Avete capito? Avete capito? Thomas James, studioso e librario londinese, che poté esaminare e verificare il contenuto di entrambe le versioni, scrisse nel 1611: «Ci troviamo ad avere due papi, uno contro l'altro, Sisto contro Clemente, Clemente contro Sisto, litigando, scrivendo e discutendo sulla Bibbia di Gerolamo. Per quanto concerne i cattolici, la Bibbia è come un naso di cera che i papi modellano a secondo di quello che conviene loro. Se un papa dicesse che quello che è bianco è nero e quello che è nero è bianco, nessun cattolico oserebbe contraddirlo».
L'affare del Papa che riscrisse la Bibbia dimostra ancora una volta che la dottrina che il Papa non può sbagliare è di per sé erronea. Conduce a creare proprie personali versioni della storia e costringe anche uomini moralmente corretti come Bellarmino a mentire in favore della Chiesa che da sempre truffa solo per carpire monetine dal credulone scemo. Ma Bellarmino, invece di essere ricordato per aver messo in atto una discreta cover up a favore di Sisto V, è noto soprattutto per aver distrutto vita e carriera di uno straordinario laico, certo Galileo Galilei. E chiudo perché poi diventa lungo il discorso. Comunque, vi ricordate il fenomeno dell'eliocentrismo? Vabbè. Il sole si muove, invece Galileo diceva no, il sole sta fermo, è la terra che si muove. Vabbè, tutte scemenze che dicevano è scritto nella Bibbia che il sole si muove. La più continua e persistente mancanza di ortodossia in Roma si verificava nell'ambito sacramentale. In parte questo può essere spiegato come il collasso verificatosi nell'apprendimento con le invasioni barbare. I greci infatti tendevano a considerare Roma come piena di zotici. Dall'VIII secolo in poi alcuni papi annullarono le ordinazioni ecclesiastici e riordinarono i preti. Tutto ebbe inizio con un antipapa, Costantino II, nell'anno 769, ma come abbiamo già visto anche tutte le ordinazioni di Papa Formoso, il cadavere processato quale eretico, vennero dichiarate invalide. La domanda che sorge spontanea è: esistono validi sacramenti in una nazione nella quale il clero è stato ordinato da un papa eretico? Sia Stefano VII, sia Sergio III, l'amante di Marozia, stabilirono che le ordinazioni di un papa eretico erano invalide. La conseguenza, se logicamente seguita, porta a far considerare nulli tutti i sacramenti impartiti da sacerdoti la cui ordinazione era invalida, quindi matrimoni, battesimi, eccetera, eccetera. Questione sulla quale però in genere si è sempre glissato. Alcuni papi stabilirono che quando la simonia entrava in un'ordinazione vescovile, la nomina era invalida. Così decise Leone IX, 1049-1054, che ordinò molti preti. Gregorio VII rinforzò questa convinzione affermando che quando in una nomina entrava il denaro, la nomina era sempre nulla. Urbano II andò ancora oltre, stabilendo che anche se un vescovo non pagava per la sua ordinazione, quindi simonia, se riceveva l'ordinazione veniva fatto vescovo. Da un vescovo che invece aveva pagato, anche la sua ordinazione era nulla. Questa strana logica, ma eretica interpretazione, venne estrinsecata nei decreti di Graziano, non trovando però nessuna corrispondenza nella Chiesa d'Oriente che se ne tenne saggiamente distante. Nel 1557 Paolo IV, nella sua bolla Cum ex apostulatus officio, confermò questa stramba tesi che, se presa sul serio, avrebbe fatto scoppiare la Chiesa ed il suo sistema sacramentale come una bolla di sapone. Per fortuna nessuno pensò seriamente di portare la faccenda alle sue estreme conseguenze.
Decisioni non ortodosse sono quelle assunte da Papa Pelagio, che dichiarò che per un valido battesimo è indispensabile l'invocazione della Trinità. Papa Nicola, 858-67. Per fortuna, poi riaffermò poco dopo che bastava invocare Gesù e che la cresima impartita da un semplice sacerdote era nulla, spazzando via d'un colpo tutte le cresime della Chiesa greca e mettendo in dubbio anche a cascata le comunioni e nomine di preti e vescovi greci. Stefano II, 752, stabilì contro le tradizioni che il matrimonio tra un uomo libero ed una schiava, anche se entrambi cristiani, poteva tranquillamente essere sciolto per permettere all'uomo di risposarsi, una specie di divorzio maschilista ante litteram. Urbano III dichiarò che un matrimonio tra cristiani, anche se consumato, può essere sciolto. Celestino III, 1198, dandoci ancora più dentro, decise che un matrimonio consumato e tra cristiani può essere sciolto senza tema, se uno dei due coniugi diventa eretico. Questa cazzata venne ripresa anche da Innocenzo III, che a conferma citò l'assoluta necessità di attenersi al libro del Deuteronomio, alla lettera, dimenticando che il Deuteronomio permette tranquillamente al marito di divorziare. Anche la comunione ebbe la sua dose di eresia. Con Papa Nicola II, 1059-61, che affermò che nell'Eucarestia è materialmente possibile toccare con le mani e mordere con i denti il reale corpo di Cristo. Quasi come dire che Cristo continua ad essere torturato dai fedeli anche dopo morto. Quando Clemente V morì nel 1314, il conclave si mise 2 anni a trovare un successore. Finalmente disperati, scelsero Giacomo Duès de Cahors, che a Lione il 7 agosto divenne pontefice prendendo il nome di Giovanni XXII. Sembrava la persona più adatta. 72enne, piccolo, delicato, di apparenza malaticcia, questo figlio di un ciabattino non avrebbe dovuto durare a lungo. Le cose andarono diversamente. Giovanni XXII dimostrò di essere duro e resistente, ambizioso, avarissimo, più mondano di un magnaccia e con una risata che scoppiettava con indubitabile malizia. Questo fragile e piccolo mostro avrebbe tenuto duro 18 tempestosi anni. Quando assunse la carica, il tesoro era completamente vuoto. Clemente V aveva dato via tutto ai suoi parenti. Giovanni rimediò in fretta commerciando in tutto quello che era commerciabile. Vendette tutto ciò che un francese pieno di fantasia può immaginare. Il perdono aveva un prezzo, qualsiasi fosse stato il crimine, un tanto per l'assassinio, un tanto per l'incesto o per la sodomia. Peggio i fedeli si comportavano, più ricco diventava il Papa. Quando una lista pirata dei prezzi venne fatta circolare, si credette che fossero stati i nemici della Chiesa a produrla. Era vero, ma i nemici della Chiesa erano il Papa e la Curia. Concedevano ai peccatori il diritto di peccare e di evitare le conseguenze dei loro peccati. Che schifo! Queste cose i fedeli non le sanno e quindi continuano ad andare dietro a questi esseri dicendo amen, amen, amen.
La passione del Papa per le guerre italiane gli faceva spendere grandi somme in armamenti ed eserciti, tanto che un suo contemporaneo disse di lui: il sangue che il Papa ha sparso avrebbe reso rosse anche le acque del lago di Costanza, e con i corpi di coloro che ha squartato avrebbe potuto costruire un ponte da una sponda all'altra. Nella sua bolla Cum Inter non nullos del 12 novembre 1323, sconfessando quasi tutti i suoi predecessori, stabilì che sostenere che Cristo e gli apostoli non avevano proprietà rappresentava una perversione delle scritture. La povertà gli stava proprio sulle balle, tanto da convincerlo ad assumere anche procedure punitive verso i francescani per farle dichiarare eretici. Ma quest'ultima operazione diede il destro all'imperatore Luigi Ludovico il Bavaro di Bavaria di accusarlo di eresia. Ludovico era già incazzato per le pretese del Papa di assumere il potere imperiale nel corso degli interregni. Lo chiamò anticristo, lo depose e ne nominò un'altra. Un altro, la scelta dell'imperatore, cadde su Piero di Corbaio, decrepito francescano che assunse il nome di Nicola V. Sfortunatamente Nicola risultò essere sposato, con figlio e nemmeno prete. Ludovico comunque, pagata la moglie del Papa affinché non rompesse, lo tenne sul trono papale fino al 1329, quando si stancò e lo affidò alle mani di Giovanni XXII, ritornato Papa, purché promettesse di non trattarlo male, cosa che stranamente nel complesso Giovanni XXII fece, pur tenendolo prigioniero nel palazzo papale di Avignone per tutto il resto della vita. Che brave persone, che schifezze. Alla fin fine Giovanni XXII aveva trionfato. Cristo e gli apostoli non avevano condotto una vita di povertà, anzi. E così trovava la maniglia per dire: se io sono ricco, e anche gli apostoli erano ricchi, anche Cristo era ricco. Nel 1331 Giovanni, nella chiesa di Notre Dame des Doms, Avignone, sostenne, dopo aver fatto morire di fame un domenicano che affermava che le anime dei giusti vedono Dio immediatamente, che le anime dei giusti non possono vedere Dio prima della resurrezione dei corpi, il giorno del giudizio universale. Sono infatti ancora subaltare dei, sotto l'altare di Dio, e soltanto dopo il giudizio universale essi saranno super, sopra l'altare di Dio, e potranno vederlo. Nessuno ebbe il coraggio di dirgli che stava commettendo eresia. Il 5 gennaio del 1332 allargò la faccenda all'inferno. Nessuno, egli disse, era ancora l'inferno, solo alla fine del mondo i dannati sarebbero andati ai loro tormenti. Per la seconda volta Giovanni venne dichiarato eretico, basandosi sul semplice assunto che se la Beata Vergine e i Santi non erano in paradiso a contemplare Dio, come avrebbero potuto intercedere per i viventi e perché i cristiani avrebbero dovuto pagare il Papa per il perdono e le indulgenze quando alla loro morte non sarebbero nemmeno andati subito in paradiso? E qui casca l'asino, è deficiente, e tu fai cadere un sacco di risorse per la Chiesa. Ti dichiariamo eretico.
Giovanni, malgrado tutte le forze in campo contro, erano contro di lui, continuò a tergiversare fino alla propria morte, il 4 dicembre 1234. Qualche tempo dopo venne pubblicata una bolla a suo nome, nella quale egli revocava tutte le sue precedenti affermazioni. Nessuno può dire se fosse veramente opera sua, ma quello che è certo è il fatto che il suo successore, Benedetto XII, affermò immediatamente che i santi godono della visione beata subito dopo la morte, cioè fanno e disfano come piace a loro, tanto i creduloni pagano sempre. Povero mondo! Nel 1572, quando Gregorio XIII divenne papa, il cardinal Montalto si ritirò a vita privata. Per tutto il periodo successivo fece spargere voci che lo davano in punto di morte. Nelle rare occasioni di riunioni con i cardinali, egli tossiva continuamente e dava segni di estrema debolezza. Si aggiunse 8 anni di età per sembrare più vecchio e decrepito, e affettava in pubblico continue dimostrazioni di umile fragilità. Alla morte di Gregorio nel 1585, Felice Peretti da Montalto, il cardinale malaticcio, si presentò al conclave, truccato da vecchio, barcollante su un paio di grucce e piegato in due dal peso dell'età. Sembrava un candidato perfetto per il papato ed infatti fu eletto. Dal racconto di Leti, suo biografo, risulta che dopo le elezioni gettò via le grucce e si raddrizzò gridando: «Ora io sono Cesare!» Che deficienti! Da tutta questa pappardella e dalle pagine esposte mi sembra emergere evidente l'assoluta fallibilità dei papi, sia che parlino ex cattedra, sia no, e l'assoluta impossibilità di stabilire quando e in quali condizioni il pontefice abbia titoli per vantare una qualche ragionevole capacità di rappresentare il vero. Comunque emerge sempre la propensione alla truffa. Un gran numero di papi sono eretici. Per un cattolico questa frase avrebbe il sapore di una frase ingiuriosa detta da un protestante. Un papa eretico sembra una contraddizione in termini, come la quadratura del cerchio. La citazione non è di un protestante, ma di un papa, Adriano VI. Nel 1523, se per la Chiesa romana voi intendete la sua testa o pontefice, è fuori dubbio il fatto che gli possa errare, persino in materia di fede. Egli erra quando insegna l'eresia a proprio giudizio o per decreto. In verità, molti pontefici romani erano eretici. L'ultimo di esso fu Papa Giovanni XXII, 1316-1334. Oggi sembra impossibile discutere sull'infallibilità del pontefice. Così grande è l'aura di questi personaggi che i fedeli, almeno pubblicamente, sembrano essersi bevuti il cervello. Bonifacio decise di emettere una bolla che in seguito molti avrebbero preferito non avesse mai scritto, Unam Sanctam, che, tra le altre cose, affermava: esiste soltanto una santa, cattolica e apostolica Chiesa, fuori dalle quali non esiste salvezza o remissione dei peccati. Colui che nega che la spada temporale è nel potere di Pietro interpreta erroneamente le parole del Signore. Rimetti la tua spada nel fodero, entrambe le spade, la spirituale e la temporale, sono nella potestà della Chiesa. Come ultima pennellata aggiunse: noi dichiariamo
annunciamo e stabiliamo che è senza dubbio necessario per la salvezza di ogni creatura assoggettarsi al Romano Pontefice. Uno dei pochi critici severi di Papa Clemente VI era il Petrarca, avvelenato dal fatto che Benedetto XII a suo tempo aveva voluto sua sorella essere la presa corrompendo suo fratello Gerardo, descrivendo anonimamente per non essere bruciato. La corte di Avignone, come la vergogna dell'umanità, un covo di vizi, una fogna dove è raccolta tutta la sporcizia del mondo. Lì Dio viene disprezzato, solo il denaro viene adorato e le leggi di Dio vengono calpestate. Tutto quanto in quel luogo respira menzogna, l'aria, la terra, le abitazioni e soprattutto i letti. Ci sono un mucchio di occasioni in cui i cattolici hanno detto: il papato ha giunto il suo punto più basso, oltre non può scendere. Dante lo disse di Bonifacio VIII, Petrarca del periodo avignonese. Entrambi sbagliavano. Angelo Corrao, Gregorio XII, veneziano di circa 90 anni, scelto dai romani perché troppo vecchio, può essere corrotto. Il Papa provvide a smentirli immediatamente, impegnando la sua tiara per pagare i debiti di gioco e vendendo tutto quello che poteva, sia quello che c'era, sia quello che non c'era, arrivando a vendere Roma al re di Napoli. Nel 1432, malgrado gli sforzi disperati della curia per evitarlo, un concilio di vescovi si tenne a Basilea che decise quanto segue. D'ora in avanti tutte le nomine ecclesiastiche devono essere eseguite secondo i canoni della Chiesa. Tutte le simonie devono cessare. Da ora in avanti tutti i preti di qualsiasi rango devono liberarsi delle loro concubine e chiunque non lo faccia entro 2 mesi, fosse pure il vescovo di Roma, il Papa verrà privato del suo ufficio. L'amministrazione ecclesiastica dovrà cessare di dipendere dal capriccio papale. Gli abusi di bandi e scomuniche da parte di papi dovranno cessare. La curia romana, e cioè i papi, dovranno cessare di chiedere compensi per gli incarichi religiosi. Il Papa non dovrà pensare alle ricchezze mondane, ma solo a quelle del mondo che verrà. Si trattava di roba forte, troppo forte. Il Papa regnante Eugenio IV convocò un proprio concilio a Firenze che stabilì: Basilea era un covo di mendicanti, apostati, ribelli, blasfemi, uomini colpevoli di sacrilegio e che senza eccezione meritavano di essere cacciati indietro all'inferno al quale appartenevano. Nel XV secolo non una voce si levava in difesa del papato e con uomini come Francesco della Rovere sul trono non è difficile immaginare perché. Francesco divenne Sisto IV nel 1471. Aveva diversi figli chiamati, secondo il costume dell'epoca, i nipoti del Papa. Sisto fu anche il primo Papa a concedere una licenza legale ai bordelli di Roma, che gli portavano 30.000 ducati all'anno in imposte, e a concedere ai preti di tenersi una compagna contro pagamento di un'apposita tassa. Un'altra fonte di guadagno era quella rinveniente dai permessi concessi ai ricchi di consolare certe signore in assenza dei mariti. Ma era nel campo delle indulgenze che Sisto mostrò tutto il suo genio. Egli infatti fu il primo che pensò di poterle liberamente applicare ai morti.
Questo costituì un'illimitata fonte di guadagno alla quale nessuno dei suoi predecessori, neanche i più avidi, aveva mai pensato. Ora, io non capisco ancora le persone che li seguo, non le capisco proprio. L'invenzione del purgatorio, del quale non esiste citazione alcuna nelle sacre scritture, era elemento sostanziale di questo fruttuosissimo commercio papale. La semplice riflessione che se il Papa può liberare un'anima per denaro, la può ben liberare anche senza denaro, ma se può liberare una, le può anche liberare tutte. E se non lo fa è un mostro tirannico, come giustamente rivelò Simon Fish a Supplication Forte Beggars del 1529. Pareva non veniva eseguita da nessuno. Agli inizi del 1500 c'erano a Roma circa 7000 prostitute registrate su una popolazione di 50.000 persone. La sifilide, come disse il sifilitico Benvenuto Cellini, era frequentissima tra i preti. Nel 1200 San Bonaventura, cardinale generale dei francescani, paragonò Roma alla meretrice dell'Apocalisse, anticipando Lutero di 300 anni. Questa puttana, egli disse, rende il re e le nazioni ubriache con la sua puttanaggine. Dichiarò anche di non aver trovato in Roma altro che lussuria e simonia, persino nei gradi più alti della Chiesa. Roma corrompe i prelati che corrompono i preti che corrompono il popolo. Dante spedì all'inferno papa dopo papa e torme di prelati. La fissazione dell'Inquisizione e i roghi degli eretici erano per Paolo IV l'unica cosa che sembrava veramente stargli a cuore. Persino nei periodi di malattia non rinunciava agli incontri settimanali con gli inquisitori. Un monomaniaco omicida, quando morì nel 1559, i romani bruciarono la prigione dell'Inquisizione in via Ripetta. Una folla batté la sua statua sul Campidoglio e gli ebrei, che lui perseguitò selvaggiamente, gli misero sul capo un cappello giallo. Chi lo seguì non sarebbe stato amato di più ed avrebbe peggiorato i suoi errori. Infatti Paolo IV sapeva quello che faceva quando nominò il domenicano Michele Ghisleri suo grande inquisitore, e questi nel 1566 lo sostituì sul trono con il nome di Pio V. All'epoca di Pio IX, lo Stato Vaticano era il retrivo, baluardo della repressione. Non c'era libertà di pensiero o di espressione, i libri erano sotto censura, gli ebrei erano chiusi nei ghetti e la giustizia veniva amministrata a piacimento dal clero, con spie, inquisitori, polizia segreta ed esecuzione anche per reati minori. Era governato da una piccola oligarchia ecclesiastica corrotta e viziosa, e sempre in nome di sua santità. Secondo Lord Macaulay, che visitò gli Stati Pontifici nel 1838, diceva: «La corruzione infetta tutti i pubblici uffici. Gli stati del Papa sono, credo, quelli governati peggio in tutto il mondo civilizzato, e l'imbecillità della polizia, la venialità dei pubblici impiegati, la desolazione, l'abbandono della campagna saltano agli occhi persino dei viaggiatori più distratti». Nel mercoledì santo del 1715 Clemente XI volle recarsi a Roma, dove nel giorno seguente in San Pietro venne letta di fronte alla folla la bolla
in coena domini, nella quale venivano scomunicati eretici, scismatici, pagani, pirati del Mediterraneo e tutti coloro che non obbedivano al Papa e non gli pagavano le tasse dovute. E che cazzo! Questa bolla risaliva al 1372. Poi Pio V l'aveva dichiarata legge eterna della cristianità nel 1568 ed era stata confermata da tutti i papi fino a Clemente XIV 1769-74, che senza spiegazione alcuna l'aveva lasciata cadere. La decretazione più importante del primo concilio vaticano 1869 fu che il Papa non è soltanto un mero supervisione o è amministratore della Chiesa, egli possiede piena e suprema giurisdizione della Chiesa in quelle materie che concernono la disciplina e la dedizione della Chiesa sparsa nel mondo. Il potere del Papa è assoluto e si estende dappertutto. In nessuna delle scritture si trovano giustificazioni alla idiota decisione, che ha solo carattere di puro esercizio di potere politico. Nel 1896 Leone XIII decise che gli ordini anglicani erano invalidi, abolendo tutti i sacramenti di questa confessione religiosa, cioè i preti non erano preti, nessuno era assolto dai peccati, quindi tutti gli inglesi erano condannati alla sofferenza dell'inferno. D'altra parte, l'orrore di un Dio che condanna incolpevoli bambini ed ignari adulti ad un inferno mostruoso solo perché non battezzati non può essere uguagliato da alcuna azione umana, per quanto terrificante. Sarei propenso a valutare Hitler e Attila come dei patetici dilettanti di fronte alla crudeltà attribuita dai nostri gentili teologi al Dio Padre di nostro Signore Gesù Cristo. Nello stesso modo, la masturbazione è peccato assai più grave dell'adulterio, in quanto più innaturale e non diretta alla procreazione. Un violentatore che indossa un preservativo nello stuprare la sua vittima è più colpevole di uno che non lo usa. Si pensa all'AIDS che alle donne bosniache ed alle donne bosniache. Bonifacio VIII 1299-1303 asserì che tutte le creature sono soggette al Romano Pontefice e che il suo papale potere si estende su tutti i matrimoni, anche a quelli tra infedeli, giudei, musulmani o non credenti. Tutti loro sono soggetti al pontefice, che può sciogliere i loro vincoli matrimoniali per la salvezza delle loro anime. È così fasullo l'insegnamento della Chiesa che la Chiesa non cambia mai, che un cristiano del III secolo sarebbe rimasto stupefatto dalle dottrine medievali in merito ed un clerico del Medioevo dagli moderni insegnamenti. Il Papa e la Chiesa continuano a trattare ogni persona impersonalmente e senza tenere conto delle differenze tra soggetti, sessi, culture ed ambiente. La Chiesa cattolica ha modificato il piano dei 10 comandamenti consegnati da Dio a Mosè sul monte Sinai, abolendo il secondo comandamento che condannava il culto delle immagini e dividendo l'ultimo comandamento in due comandamenti distinti, il nono, non desiderare la donna d'altri, e il decimo, non desiderare il bene degli altri. Così ha conservato i comandamenti nel numero di 10. Il decimo comandamento, del quale scrivo per la Chiesa, non è certo il meno importante, solo accidentalmente appare in fondo alla lista. Essa, con la sua manipolazione, non si è sentita di stravolgere anche gli ordini dei comandamenti.
va precisata l'esatta portata del decimo comandamento. In questo soccorre Deuteronomio 5:6-21, il quale afferma che i beni in questione sono la casa, la terra, gli schiavi, il bestiame e altro. Legittimamente noi possiamo inserire nella voce altro, il denaro, i preziosi, i mobili e gli oggetti personali. È chiaro che il comandamento ha subito un cambiamento di portata con il trascorrere dei secoli, per esempio il richiamo alla schiavitù è diventato inattuale con la soppressione della stessa. Con il comandamento la Chiesa accusava chi desiderava la roba d'altri di invidia sociale e consolava gli umili e i poveri, ricordando che a loro era riservato il regno dei cieli. E diamine, quindi gli umili e i poveri, state tranquilli, se avete qualche monetina donatela al prete, però è di voi il regno dei cieli. Sì. Effettivamente io proprio non capisco le persone che seguono questi esseri. Io per parte mia li ho già mandati a fanculo senza timore alcuno. E comunque ricordo, la stupidaggine della resurrezione di Gesù è stata aggiunta nelle Bibbie ed in particolare nel Vangelo di Marco solo nel XV secolo da imbroglioni che intendevano iniziare la farsa della vita eterna per indurre il credulone, oltre che al versamento continuo di offerte, anche per renderlo clientifisso della Chiesa. Nell'incrocio simultaneo tra l'ultima parola di Dio, sapienza, e la venuta del Figlio di Dio, c'è la prova tangibile che l'uno non conosce l'altro o nega l'altro. A pochi chilometri di distanza, tra Gerusalemme e Alessandria d'Egitto, la divina sapienza non sa che il Messia era disceso in terra e salito in cielo, mentre il Messia non sa che la parola di Dio è all'oscuro della sua venuta. Ma com'è possibile che neppure lo Spirito Santo ne fosse a conoscenza? Com'è possibile che il testo sapienza ispirato da Dio non condivide la resurrezione dei corpi? Com'è possibile che l'ultimo libro dell'Antico Testamento non contempla affatto l'idea di un Messia? In un solo colpo crolla l'intero castello esegetico costituito tra Cristo e Dio. Natale, Pasqua, Immacolata non sono liturgie del Dio di Israele. Un muro alto fino al cielo divide ora le due religioni. Com'è possibile? In un brano di Sapienza, che ripeto è l'ultimo libro dell'Antico Testamento, dice: la nostra esistenza è il passare di un'ombra e non c'è ritorno alla nostra morte, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. Sapienza 2:5. La negazione della resurrezione dei morti è già la negazione dell'intero Vangelo. In tutto l'Antico Testamento non c'è mai un figlio di Dio, né esplicitamente né implicitamente. Nessuno scrittore biblico ha mai ipotizzato l'esistenza di tre soggetti coeguali in uno all'interno della divinità. Nel libro Sapienza, scritto dopo la morte di Cristo, Dio è indicato in prima persona singolare: tu. Non v'è infatti altro Dio fuori di te. Sapienza 12:13, Bibbia, edizione Paoline, 1969. Il Vangelo di Marco della Bibbia del Sinai trasmette la prima narrazione di Gesù Cristo nella storia, completamente diversa da quella che è nelle Bibbie moderne. Esso comincia con Gesù all'età di circa 30 anni, Marco 1:9, e nulla sa di Maria, una nascita da una vergine o una strada di bambini ordinata da Erode, morto peraltro 4 anni prima dell'evento.
Le parole che descrivono Gesù come il figlio di Dio non compaiono all'inizio del racconto, come invece fanno nell'edizione dei nostri giorni, Marco 1:1. E l'albero genealogico che traccia una linea di sangue messianica risalente al re Davide è inesistente in tutte le Bibbie antiche. Quelle che adesso sono dette profezie messianiche, 51 in totale. La Bibbia del Sinai contiene una versione contrastante degli eventi intorno alla risurrezione di Lazzaro e rivela una straordinaria omissione su ciò che più tardi diviene la dottrina centrale della fede cristiana, la resurrezione e apparizione di Gesù Cristo e la sua ascensione al cielo. L'apparizione soprannaturale di un Gesù Cristo risorto non è riportata da alcun antico Vangelo di Marco, ma nelle Bibbie moderne adesso compare una descrizione di oltre 500 parole, Marco 16:9-20. Non solo queste narrazioni sono mancanti nella Bibbia del Sinai, ma sono assenti anche nella Bibbia alessandrina, dalla Bibbia vaticana, dalla Bibbia di Bezza e da un antico manoscritto latino di Marco detto codice K dagli analisti. Mancano anche nella più antica versione armena del Nuovo Testamento, nei manoscritti del VI secolo della versione etiopica e nella Bibbia anglosassone del IX secolo. La Bibbia del Sinai, tra le altre cose, è custodita ed è messa a disposizione di tutti nel British Museum di Londra. Questa Bibbia può essere anche consultata via internet, quindi chi vuole o se ne va al British Museum di Londra a vederla oppure se la va a leggere direttamente su internet. Ora, capite chi sono questi imbroglioni meglio identificati come preti? E avete capito perché io continuo a usare la parola imbroglioni? Romanino non si diverte a diffamare qualcuno, ma Romanino sa raccogliere attraverso le sue ricerche tutte quelle informazioni che lo mettono nella condizione di dichiarare imbroglioni molti. E gli imbroglioni più importanti per me, più da criticare per me, sono quelli che fanno parte della Chiesa Cattolica. Gli scellerati invece sono i politici, che anche se non sanno di queste faccende, oggi che sanno, continuano a pagarli, a sovvenzionarli, a mantenerli, togliendo al popolo italiano 20 miliardi circa l'anno. Quando parlo di 20 miliardi, parlo tutto compreso, compresi i viaggetti che si fa quello vestito di bianco con la coppoletta in testa, quei viaggi li paghiamo noi. E gli scellerati politici tolgono a 6 milioni di poveri, a 1.400.000 bambini alla fame, il pane quotidiano. Mantengono quindi una chiesa che peraltro sono talmente scellerati, non capiscono e non sanno che è molto più ricca del popolo italiano. Quindi siamo alla deficienza assoluta. Cioè, con quale criterio io decido di fare, che so io, l'elemosina a un ricco trascurando il povero? Ma solo un deficiente può fare un'operazione del genere. E questo è quello che fanno gli scellerati politici. Mantengono una chiesa molto più ricca dello Stato italiano, trascurando i poveri italiani, trascurando la sanità, trascurando le forze dell'ordine che devono rischiare la vita per noi per una paga da miseria, e invece mantengono i porci
preti. E qui Porci ci sta tutto, anche se la persona che mi segue dice no, non si può dire, ma io me ne frego e lo dico lo stesso. Va bene, mi fermo qui, se no devo dare ragione ad un signore, ad un amico che mi ha commentato, prima o poi alla persona che ti assiste verrà un infarto, no? No, va bene, dai, mi fermo qui. Gentilissime amiche, carissimi amici, vi ringrazio, vi saluto e mi auguro di rivederci prossimamente. A risentirci.